Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta proprio all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Questa è la sala del Gonfalone dove solitamente effettuiamo le interviste ai consiglieri regionali, ma quest'oggi è una data importante, ve lo diciamo subito, quando ci state vedendo è un appuntamento che vogliamo sottolineare, 18 luglio 2023, una giornata che abbiamo deciso di farvi vedere perché proprio il 18 luglio è stato insignito del riconoscimento più importante della nostra regione, ovvero il Gonfalone d'Argento Antonio Patuelli, che è il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. È arrivato a Firenze, lui che conosceva già la nostra città perché è venuto a studiare giurisprudenza già dal 1969, quindi ha visto e ci ha raccontato, e lo sentirete, quelli che erano i primi abbozzi del Consiglio regionale. Il primo incontro avvenne non in questa sala, non in questo palazzo, ma nel palazzo adiacente, dietro le finestre, siamo in via Cavour, ovvero nel Palazzo Medici Riccardi, dove adesso c'è la sede della città metropolitana. Una giornata, come detto, importante. Abbiamo avuto l'opportunità proprio noi di TVR Telitalia di seguirla dal momento in cui si aprono le porte, anzi meglio entra l'auto nel portone di via Cavour numero 2, fino al momento in cui Patuelli viene insignito del, come detto, Gonfalone d'Argento. Vediamo insieme. Prego, signori. Prego. La seconda fase del lockdown, e questo era completamente uno spazio vuoto, e io mi trovavo da solo in uno spazio grande e vuoto, e questa è una roba che metteva ansia e preoccupazione. Ora è un po' più viva, lo diciamo, non c'è dubbio, un po' più viva, sapete, il nostro dosso nella faccia, esatto, il suo fantasma, esatto, esatto. E quindi fra, cioè, siamo vicini di casa. Crazy. Insieme era matricola, perché poi dopo lei, diciamo, si formò insieme al professor Grossi nella... Sì, ma io ero qua. Ah, era qui mentre ero nacque. A Firenze. E di conseguenza le elezioni furono, mi sembra, il 7 maggio del 70, sì, l'insediamento fu a fine giugno, sì. E di conseguenza io a fine giugno davo gli esami del primo anno. Vedete, tutto torna poi alla fine, no? Tutto torna. Serviamo lei. Prego, sì, sì. Prego. Io dico sempre che sono fortunato a lavorare in questo momento. Io sono arrivato da studente, no? Mai mi immaginavo di arrivare a
presiedere l'assemblea legislativa, secondo me è uno dei lavori più belli che ci possano essere, perché è pieno, sempre attento ai temi dell'arte, della cultura, no, è qualcosa di buongiorno. Abbiamo una sala strapiena, prego, salve, salve, ciao, ciao, prego, accomodatevi, prego. Ciao Stefano, ciao, salve, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben arrivati nella nostra sala del Gonfalone. E con grande piacere che accolgo qui il presidente Patuelli, la sua signora, che saluto davvero tanto. Saluto tutte le autorità civili, militari presenti, siete davvero tanti, riempite questa sala e la rendete ancora più bella. Grazie della vostra presenza oggi qui. Saluto e ringrazio per la presenza anche il collega Francesco Gazzetti, che con me fa parte dell'ufficio di presidenza, gli altri colleghi consiglieri regionali presenti. Grazie per la vostra partecipazione. Oggi è una giornata per noi molto bella. Come ufficio di presidenza abbiamo deciso di conferire tutti insieme, senza distinzione di colore politico, il massimo riconoscimento che l'Assemblea Legislativa Toscana può conferire, che è il Gonfalone d'Argento. Il Gonfalone d'Argento è il simbolo della nostra regione, il Pegaso Alato è il simbolo della nostra regione. Il Pegaso Alato rappresenta la nostra storia, rappresenta chi siamo, i nostri valori, alle zampe ben radicate in quella che è l'identità della Toscana. La Toscana è una terra di diritti, è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. La Toscana è una terra che ha costruito le condizioni davvero per tutti di potercela fare. Per chi non mi conosce, sentite il mio accento, io non sono nato in Toscana, ne parlavamo prima. Io sono orgoglioso di rappresentare tutte le cittadine e tutti i cittadini toscani e ce l'ho fatta proprio perché questa terra è una terra in grado di saper offrire a tutti e di poter cogliere per tutti le proprie opportunità. Però il Gonfalone, che rappresenta anche cos'è stata questa terra, una terra di resistenza, una terra che negli anni ha deciso qual è la parte giusta della storia da cui stare, e questo simbolo è il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, ha le zampe radicate in quei valori che dicevo prima, ma anche le ali che ti portano a guardare al futuro con speranza ed ottimismo. E in questo, intorno a tutto questo, noi abbiamo deciso di consegnare questo riconoscimento al dottor Patuelli per quello che ha fatto in questi anni per la nostra regione. Procederemo la consegna al dottor Patuelli del Gonfalone d'Argento, ma nel racconto breve che ho provato a farvi ci stanno tutte le motivazioni che ci hanno spinto a conferire questo riconoscimento, che per noi è un riconoscimento davvero importante, che annualmente diamo a poche personalità che hanno segnato, segnano e continueranno a segnare la vita della nostra regione e delle nostre comunità. Con gratitudine per il lavoro portato avanti e che spero possa continuare dopo il Gonfalone d'Argento ancora di più, chiedo al dottor Patuelli di avvicinarsi per il momento della consegna del Gonfalone d'Argento. Grazie. Autorità, signore e signori, carissimi amici che vedo sbucare in mezzo ai tanti giornalisti e che mi producono forti emozioni. Presidente, innanzitutto io ricordo molto preciso dei primi mesi, non stupitevi, sono fornito di forte memoria, quindi
Io sono venuto a Firenze scegliendo di venire a Firenze, mio padre era professore universitario, cattedratico illustre a Bologna, ma mi sembrava da Ravenna e da Bologna e non fosse una grande innovazione, non è un gran benchmark, continuare a vivere dove ero nato e dove avevo sempre vissuto. Venire a Firenze invece è stata una esperienza culturale, umana, incredibile. Umana innanzitutto a scoprire che il vocabolario italiano era sostanzialmente molto più ampio di quello usato nella mia amata Romagna. Ho imparato tantissimo. La prima cosa è imparare il vocabolario. Secondo, frequentare persone che mi hanno insegnato l'ironia e il fatto di non offendersi immediatamente alle conseguenze dell'ironia. Il terzo insegnamento è che per un non toscano è sempre prudenziale non infilarsi nelle dialettiche fra i toscani, e questa è una premessa di amicizia verso tutti nella quale io mantengo una forte costanza. Devo dire, io sono arrivato un anno avanti e quindi nell'autunno del 69, e ricordo la nascita del Consiglio regionale. E ricordo anche, e vi do la testimonianza, di quando si discuteva del simbolo del Consiglio regionale. E mi ricordo le motivazioni di due personaggi mitici, quali erano il professor Ubaldo Rogari, che era il decano del primo Consiglio regionale della Toscana, ed Eugenio Artom, che all'epoca era il presidente della Fondiaria, presidente nazionale dell'ANIA, la consorella dell'ABI delle assicurazioni, ma che soprattutto era uno dei resistenti più illustri e dei liberatori di Firenze. Il suono famoso della campanella vide Eugenio Artom, esponente sempre di minoranze anche religiose perseguitate, affermare la libertà. E quindi quando lei diceva poc'anzi il significato del Pegaso, mi ritornavano in mente le pagine della Nazione dell'epoca e le confidenze che in via San Gallo sentivo da giovane astante che non interveniva nel dibattito, ma sentiva questi mostri sacri accettare e condividere questa simbologia. Io lavoro principalmente attiguo alla tomba di Dante. La mia banca, con la connessa fondazione e i chiostri che la banca ha acquisito, conservato, inizialmente restaurato, ceduto all'omonima fondazione che ora ne ha fatto un gioiello culturale, i chiostri e la banca sono attaccati alla tomba. Nel 1865, quando l'Italia Unita a Firenze celebrò per la prima volta un anniversario dantesco, quello della nascita, a Ravenna vennero riscoperte le ossa e al tempo stesso la banca decise di vocarsi perennemente al culto di Dante, il che significa non solo il culto della persona, non solo il culto della tradizione delle tre cantiche, ma il culto della cultura sottostante e della lingua italiana. E noi siamo a ciò vocati, e questo obbligo morale lo manteniamo per noi, e io confido che possiamo ritrovarci in futuro ancora in proposito. Grazie Presidente, grazie al Consiglio regionale, grazie a tutti noi. Grazie. Grazie.
Presidente, allora dobbiamo arrivare anche il Presidente, prego. Se fa insieme. Grazie. Prego. Allora, Presidente, anche l'importanza personale di questo riconoscimento, lei l'ha ricordato. Non rispondo io. No, sono due Presidenti. No, lui il padrone di casa. No, iniziamo dal Presidente Patuelli. L'importanza di questo riconoscimento anche per dei legami personali che lei ha ricordato. Sì, i legami personali sono fortissimi e io ogni occasione che ho li rivitalizzo per quel che posso. Rimane il fatto che fra Romagna, Emilia e Toscana oggettivamente c'è una connessione formidabile, non solo in termini geografici, in termini economici, in termini logistici, in termini finanziari, tutto è complementare. Non c'è conflitto di carattere economico e sociale, ci sono solo potenzialità di crescita culturale, civile, economica e sociale. E Firenze, chiaramente, e la Toscana sono la culla non solo della lingua, ma di bellissime, antiche, insigni e vitalissime istituzioni culturali di cui io ho l'onore di far parte e quindi mi danno la possibilità di ritornarci al di là del lavoro economico-finanziario. Noi siamo orgogliosi oggi di conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento al dottor Patuelli, per l'amore che ha per la nostra regione, luogo di formazione, luogo di crescita umana e professionale, luogo in cui in questi anni il dottor, a cui in questi anni il dottor Patuelli ha ridato tanto nel suo impegno culturale, nel suo impegno professionale. La Toscana è orgogliosa oggi di poter conferire il gonfalone d'argento al dottor Patuelli e speriamo che sia ancora di più motivo di collaborazione continua. Grazie. 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 Allora, andiamo dentro di che stanno prima il dottor Patuelli. No, è lei il di casa, grazie. Le autorità. E in un clima di festa si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni e delucidazioni il sito internet sempre attivo www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi per tutta questa stagione. Ci fermiamo, come fa il Consiglio, per qualche settimana di pausa. Torneremo a settembre, sempre qua, Dentro il Consiglio.